Il Covid torna a bussare ed in Puglia i dati dicono che il numero dei contagi si è quadruplicato rispetto a quanto registrato nella metà di giugno. A spiegarlo sono i numeri elaborati dal Dipartimento Salute della Regione Puglia. Sono 376 le persone censite positive al virus lo scorso 13 di luglio rispetto alle 80 del periodo precedente. Il tasso di incidenza è pari ad 8 casi su 100.000, comunque inferiore alla media nazionale che è di 9, con il picco che viene registrato nella BAT. Foggia, con 5 casi su 100.000, è la provincia messa meglio in numero di contagi. A fronte di numeri che crescono, c'è tuttavia la buona notizia, che è rappresentata dal fatto che non ci sono ricoverati nelle terapie intensive e solo in 7 nell'intera regione hanno dovuto ricorrere a ricoveri in ospedali a causa del Covid. Dati che tuttavia potrebbero essere sottostimati. C'è sempre meno abitudine rispetto al passato a sottoporsi a tampone ed è predominante, in caso di sintomi, il pensiero che possa trattarsi di un semplice raffreddore. Tuttavia i consigli che arrivano dalle istituzioni tendono comunque alla prudenza e al riutilizzo per i soggetti fragili dei dispositivi di sicurezza, ovvero mascherine, soprattutto in caso di frequentazione di luoghi affollati, perché se per i giovani il Covid viene per lo più smaltito come un semplice raffreddore, rimane insidioso per i soggetti anziani e con patologie, a maggior ragione con le temperature attuali che debilitano ed espongono a maggiori rischi.